E sono io questo qua sopra. Incredibile. Esatto. Va bene, va bene. Eccoci qua. Intanto vi chiedo un applauso per i miei amici musicisti, Pino e Mauro. Che bello. Verona è una città bellissima. Oggi siamo arrivati a Verona, città meravigliosa, comoda con la macchina, soprattutto perché non... Come ti giri c'è una telecamera, tu dici, di qua no, no. Oh! E di là è contromano, e il vigile già là. Se non va a destra lo freghiamo qua. Perché maledizione, ragazzi. È sceso dalla macchina, per entrare in arena, abbiamo parcheggiato lì, ho impiegato 12 minuti. Perché ogni volta che scendevo mi infilavo in un gruppo, ma non vedevo il primo con la bandierina. Alla fine siamo entrati, io ero là e sentivo dire a Chushu Kwanja Chichin Arena, a tu Kwanja Dua Seisha. Mi hanno chiesto anche a me, ma lei, io sono giapponese, non lo so per dire. Che umorismo semplice, come me, sono una ragazza a quel sapone, mi lavo i capelli con air showers. No, comunque stavo dicendo, questa è un'estate meravigliosa, l'estate dei Pokémon. Tutti. Gonna get you more, get you more, get you more. Voglio andare dove mi va e non fermarmi mai. Gente che finiva sotto il tram, per dire. I Pokémon, che però a Verona, ho incontrato un veronese, mi fa, sì, ma noi mica perdiamo tempo con i Pokémon. Noi andiamo coi Pokémona, perché siamo più avanti, ragazzi. Così è così. E poi è stata l'estate dei TG. TG, 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 stop. I TG che ti dicono, se, quando arriva luglio, i TG, non dico di Mediaset o della Rai, aperto, ma cominciano con dirti che il gelato sostituisce un pasto, e l'abbiamo capito. A parte i gelati che fanno adesso, ormai una volta tu ti mangiavi fragole e limone, che buono è, adesso che gusto? Ehi, queste cozze, vongole, asparagi! Ma perché devi fare il gelato all'amianto? Non lo voglio, voglio un gelato buono. Ti dicono di mangiare gelati, agli anziani dicono ogni estate, non uscite! Ma l'anziano, io ricordo mio nonno che era... Non usciranno, io ho fatto la guerra, esco le due, escono e muoiono perché ci sono 45 gradi, non è cattiveria. Ma perché devi uscire alle due? Che chi te lo fa, esci alle sei, io faccio quello che... Morto. E ogni volta dicono, tenetevi bagnati durante l'estate, no? Andate nelle fontane come i delfini, che poi il delfino e la milf fanno questo in comune. Quando vedi una milf, ragazzi, tenetela bagnata, che no, no, è simile. Terribile questo. Vabbè. Devo dire che grazie a questo spettacolo, ormai sono una milf, le milf nei miei spettacoli sono aumentate, io già venendo qua, donne ovunque, e le senti le milf che arrivano. Perché si organizzano e fanno la macchinata di milf. E la macchina di milf che arriva la senti da lontano perché si sente sai che si sente, hanno un suono tipo un delfino a largo di Messina, che se tu guardi in macchina, io non ho mai, le macchine felici hanno le donne, tu guarda in macchina, sono tutte girate verso il centro, oh Dio, no, vabbè, ma che ridere, cioè nessuno guida l'auto, è pazzesco. Ecco perché grattano quando devono parcheggiare. Perché non se lo aspettano, no? Stanno ridendo. Ma che ridere! Parcheggio! Oh! Col motore che scende. Anche gli uomini hanno un suono. Quando arriva la macchina senti. Ferma, 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 ferma. Cioè, quindi il livello, ognuno ha la sua. E devo dire, io mi sento molto vicino a queste MILF. Con voi in comune, a parte le mie sclerate femminili, ne ho tante, sto invecchiando. Ma me ne sono fatto una ragione. Sapete chi mi ha fatto capire che sto invecchiando? I giovani, i ragazzi, quelli tra i 14 e i 17 anni, quelli che fino a un anno fa mi vedevano per strada,
Bella Pintus! Minchia! Io li chiamo i tonalità rutto perché i ragazzi di 16 anni... è un rutto. Chi ha i figli di 16 anni lo sa. Quando ci parli amore cosa c'è? In lattina sono fatti, gli si aprono... E fino a un anno fa ero loro amico, loro... Bella Pintus, minchia! Si avvicinavano, bella, dammi il 5, minchia, pugno, no look. Ma la musica è cambiata. Non mi trattano più come prima. Qualche mese fa, da lì è iniziato tutto. Passeggiavo e sento... Mi scusi? No, non può essere per me. Sono giovane. Mi scusi? No. Mi scusi, signor Pintus? No. Ma non... Dammi del tu. Non mi dare del lei, dammi del tu. Lo so, però, cioè... non ce la faccio, lei... all'età di mio padre. Scrivo uno non invece. È un peccato che io non conosca il tuo papà, sai? Perché pensa, so esattamente che lavoro fa la tua mamma. Disgraziato maledetto. Ragazzi, quando mi incontrate, datemi del tu. E quando volete farvi la foto, fermatemi. Venite là. Pintus, te la fai la foto? E su questo devo dire che i ragazzi sono educatissimi. Quelli della mia età sono delle bestie. I ragazzi quando ti vedono, mi scusi, aspettano, quelli della mia età... pagliaccio! Un anno fa eravamo a Padova a fare spettacolo. Tra l'altro vengo anche lì in teatro, ormai sono una milf. Vabbè, eravamo a Padova, stavo mangiando, arriva... Ora che sei Pintus! Dai, fai la foto, cosa fai, quello che mangia! Ragazzi, il tempo passa, sto invecchiando. Alcune cose che ho fatto subito. Dopo che i giovani mi hanno fatto capire che stavo invecchiando, ho smesso subito di giocare a calcetto. Che senso ha andare a giocare a calcetto quando le ginocchia, quando li vedete i vostri amici di 45 che arriva la palla, dammela! Hai le ginocchia che si piegano in dentro ormai. Non andare a giocare a calcetto. Ci vanno i ragazzi a giocare. Tu prenota il campo, lo paghi e vai a casa. L'uomo su questa roba qui, quante volte in spiaggia anche quest'estate, quando vedi fenomeni 35, 40 anni che giocano a pallone, potrebbero giocare divertendosi, invece cosa fai? Cos'è? Speri davvero che ci sia sotto l'ombrellone un osservatore del Real Madrid che si alza e fa mirra, questo è un campione, questo è il futuro Cristiano Ronaldo. No, tu sei solo un coglones. C'hai 40 anni. Basta, fai altre cose. Il problema di oggi, ripeto, sono quelli della mia età. Tra i 30 e i 45 c'è un esaurimento. Sui social è venuta fuori tutta l'insoddisfazione generale. Ma non va bene, siamo esauriti. Delle cattiverie che vedo, infatti i ragazzi, quelli giovani, stanno scappando da Facebook, stanno scappando da Twitter e si sono rifugiati su Snapchat. Perché ora che quelli della mia età imparano a usarlo, loro, perché non avevano, cioè, Facebook, ma lasciano i ragazzi, invece litigano. Su Facebook c'è di tutto. Su Facebook gli uomini sono tutti, dottori, chef, tutti, stellati, eh. Tu fai un piatto, metti la foto, vabbè, ma non si fa così. Si mettono, e l'altro, perché tu lo sai, ti vengo a prendere. Ma cosa, sei su Facebook, vuoi venire a prendere, scendi in strada, non giochi con la tastiera. Sono tutti dottori, piloti. Tu vedi Valentino Rossi che va, e quello, normale, ha scalato prima. Ma non ti viene voglia di star zitto ogni tanto? Invece di twittare, twittati, perché twitti? Sei le cattivere. Le donne invece almeno vivono Facebook in modo diverso, meno cattive. Loro, le donne su Facebook, le MILF soprattutto, realizzano i loro calendari su Facebook.
Facciamo un selfie, ragazze. Oh. Così? Vatti a vedere le foto dei profili di tutte. Una è così. Il giorno dopo, ho qui un'amica, si chiama Katia. Ogni settimana cambia la foto del profilo. Pazza squinternata. E una settimana la foto è così. La settimana dopo è così. Oh, si apre sempre di più, avete notato? Poi un po' la frangetta giù. Oh. Poi girata, chissà chi sono. Te lo dico io? Vuoi davvero la risposta? Vuoi sapere davvero chi sei? Te lo dico io. Se vuoi sapere chi sei. Se vuoi sapere chi sei, te lo dico io. Vuoi sapere chi sei, te lo dico io. Vuoi sapere chi sei, te lo dico io. Te lo dico io se vuoi sapere chi sei. Fanno le foto del piede. Perché fai la foto al piede? E la metti su Facebook. E uno guarda, c'è un piede a una pagina. Perché è così. Quelli che fanno la foto al sushi andrebbero picchiati da dietro. Quando vedo gente che fa la foto ai nigiri, ve lo giuro, che arrivano i piatti, si mangia. No, 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 no. Arrivano le milf. Fanno le foto ai nigiri. Che senso ha? Dove le metti quelle foto? È un problema serio questo. Io non so più come. C'è tanta vita fuori. Guarda che cosa c'è, una serata come questa. Crediamo a tutte le bufale che si vedono. Avevano messo tempo fa la foto di Zaza, il giocatore, quello del rigore. E hanno scritto sotto: lui è Abdul Irma Shalim, uno degli attentatori del Bataclan. E sotto i commenti: bastardo, devi morire, fai schifo, vergognati. Un ragazzino di 14 anni scrive: scusate, è un giocatore della Juve. E sotto: peggio, bastardo, devi morire. No, ma veramente, poi siamo sempre al telefono, basta stare al telefono. Qualche mese fa qui Adele ha litigato con una persona che faceva un video. No, perché la persona era così. Vedeva tutto dal telefono, stai a casa, no? E lei giustamente le dice: ma ti devi godere quello che hai, sei qui? Ora vi faccio capire il perché, mi dai il telefono un attimo? Corri ragazzo laggiù, il mio amico Gigiatto. Adesso vi faccio vedere una cosa, vi spiego perché non ha senso fare i video. Tu sei a un concerto di Vasco Rossi, aspetta, tu riprendi, ma canti, no? Ok? E succede questo. Dappertutto. Torni a casa e dici: oh raga, senti, pensi che ci sia il concerto? C'è questo. Siamo esauriti, basta, troppa rabbia. Questa rabbia la dobbiamo scaricare, non litigando su Facebook. Le MILF vi possono insegnare qualcosa. Loro sanno come scaricare. Ora, e se scaricano le MILF? No, e basta, non è che ogni volta. Tempo fa, no, prima dell'arena ho detto: mi devo mettere un po' in forma. Vado in palestra e il primo giorno sono andato intorno al pranzo. E ho visto cose che voi domani no. Arrivano in pullman solo donne, già vestite tutte attillate con sti cosi. C'è spinning, ragazze, dai! Con la borsa. Spinning è una roba veramente. Si rinchiudono, sono in 70 su queste bici così. Con la foto dell'ex marito messo qua, bastardo! Ti levo tutto, maledetto! Con l'istruttore dietro, dai ragazze, su, su, dai Marisa, su quel culino, la senti la salita, la senti la salita, la senti la salita. Io ero fermo così. Lui arriva a fa, beh, tu e io. Aspetto la discesa, aspetto la discesa, aspetto la discesa.
Non è semplice. Poi lo spinning non è tanto il male alle gambe. Quando scendi è... Oh. Vabbè. Sembri John Wayne quando scendi. Mi ricordo esattamente come finì. Comunque, ho iniziato ad allenarmi. Ho deciso anche di cambiare alcune cose. Prima di tutto, l'alimentazione. Perché mangiavo malissimo. Alcune cose le ho fatte, ma non lo dico a voi perché anche voi dovete farlo. Perché l'alimentazione è una cosa personale. Io detesto quelli che fai schifo, mangi la carne, devi morire. È un po' esagerata questa cosa qua. Però io ho deciso di non mangiare più la carne. Ma chi è seduto con me la può mangiare. Ma non la mangio per un motivo semplice. Tra i vari, a parte per il dispiacere di quello che ho visto in giro, è perché non mi faceva più stare bene, non stavo bene con la carne. Ho levato alcune cose, ho levato la carne, raga, andavo al ristorante e sentivo gli animali, ve lo giuro. Mettevo la forchetta e sentivo... Eravamo a Vicenza! Carne... No fritti, formaggi, è rimasto il prato. Io la mattina mi sveglio, ma ho iniziato ad apprezzare le verdure. Soprattutto verdure che tipo gli asparagi non li avevo mai mangiati. Non mi sono mai piaciuti. Ho cominciato a mangiarli, oh, sono veramente buoni. Li metti su tutto. Hanno solo una piccola... controindicazione. Quell'odore misto morte che ti... Ma subito! Non è che dici il giorno dopo, tu lo mordi qua, faccio la pipì. Ma sali, ma è incredibile, ha una velocità che se lo sapessero quelli che fanno il moment act, guariresti subito. Ho iniziato a mangiare i legumi. I legumi hanno... Ci sono tante proteine dentro, per carità. Fanno bene, no? Fagioli, ci sono le lenticchie, ci sono i ceci. Insomma, certo. Se prima con la carne rischiavo di morire io, ora con tutti sti legumi noto intorno a me una certa disapprovazione. Perché ha una velocità di esecuzione. Poi i fagioli credo che siano caricati di polvere da sparo, perché... Ma è pazzesco, tu li mangi, fai... Sai che mi sento leggero? Fai un metro... Dici... E senti gli amici, fa... Ma scusa, cosa? Scusa? No! Ammazza, è salita una tanfa! Oh, ti dicono... Perché non te ne accorgi? Perché ormai l'organismo era abituato alle bistecche così, con attaccato ancora il campanello, mangi i legumi, qui dentro fa prima, ci piega un secondo, e lì ho capito come vive il cavallo. Hai presente il cavallo che cammina e la fa? Che tu dici, sì, ma un po' di educazione il cavallo, oh, sono un cavallo. Perché non è colpa sua, lo fanno alcune cose, i legumi fanno così, io, cioè tu cammini, sei tranquillo, dici, sto bene. E lì è tosta, perché non sai esattamente cosa è accaduto. Vai a deduzione, ma... E se sei seduto in macchina... C'è sopra il coperchio, quindi non sai. Ma quando sei per strada neanche, ma è mentre sei in una stanza chiusa con gli amici, che subito gli altri fanno... Ma ti è morto un gatto? E tu no? Ma cos'è sto odore, tu? Ma avrò calpestato anche solo alzando la scarpa di nuovo. No, no, no. Quindi, le verdure sì, i legumi vi consiglio d'inverno. Solo questo. Perché col caldo accelerano alla grande. Visto che avevo tutte queste problematiche, ho detto io vado a farmi anche un esamino del sangue. Lo fanno tutti. Vado a farmi l'esame del sangue. Arrivo lì da dottore. Dottore mi guarda. Prego, sì. Perché si dà un tono, perché sennò non è dottore. Perché se lui mi dicesse bella come butta, non va bene. Quindi prego, sì, come ti sia finito, non si preoccupi. Non ho capito, non ho sentito solo proprio. Serpito, sguardi, sì. Come li metto pure sulla poltrona che adesso, no?
Minchia, parla come scrive, non si capisce. Signor... Sarà un paziente anche lui, perché sta morendo. Signor Pinto, guardi, io non... quale sue... certo. Che tu sei seduto? Ma... fa tanti... Speriamo bene, perché non vorrei morire oggi così. Signor Pinto, guardi, io non so come dirglielo, ma le analisi parlano chiaro. A lei le è salito l'andare a comandare. Non so se son pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla che pechegno. Io non faccio brutto, ma col trattore in tangenziale andiamo a comandare, col trattore in tangenziale andiamo a comandare. Questo perché è capitato a me. Ma se fosse capitato a Eros Ramazzotti che va dal dottore, no? Arriva, dammi, come va? E il dottore, guardi signor Eros, io non so come dirglielo, ma a lei le è salito l'andare a comandare. E lui, se sono un pazzo oppure, oppure sono un genio. Io faccio i selfie mossi alla Gap Canyon. Io non fumo canne, sai, lo sai, sono anche Austin. Io non faccio brutto, ma e poi col trattore andiamo in tangenziale a comandare. Ma se fosse successo all'idolo, allora, quando ero un bambino. Scusa. Sì? Volevo farti vedere, guarda questo signore, perché piange da un quarto d'ora. Ma perché piange? Piange da ridere. Ah beh, sì, vabbè. Dove sei seduto? Dove? Ah, piange con quello che ha speso, è qui. Piangerei anch'io, Roby. Fai bene a piangere. Stavo dicendo, questa la dedico a te allora, perché quando ero un bambino io, mia madre guardava e ascoltava Julio Iglesias. E quando c'era Julio, posso sapere, vabbè, dopo bevo, quando c'era Julio Iglesias, non esisteva più niente, tipo, mamma fame, c'è Julio! Immagina Julio Iglesias che va dal medico in Spagna, dal dottor Banderas. Lui entra per la porta e il dottore lì, eccolo qua. Poco in mano la sua cartella. Lei avrebbe bisogno di un abbraccio oppure del mio flauto. Una cosa, caro Julio, gliela devo dire. A lei le è salito l'andare a comandare. E Julio, non so se sono un pazzo oppure sono un genio. E faccio i selfie ma sì, alla lunga pequeño. Io non fumo cane, non sono anche astemo. Io non faccio brutto ma vuole trattore, vado in tangenziale a comandare, oh, in tangenziale.
peggio me fai a comandare. Quando parte, parti. Vai. Andiamo a comando. Signori, ha segnato l'Italia, attenzione. Aspetta che devo... Oh. No, ma non fa le righe sta camicia in onda, per carità. Possiamo cambiarlo, Roby? Certo. Sto scherzando, ma neanche troppo. Seduto adesso? Sai quando... Sei simpaticissimo. È successo qualcosa che qua c'è il vento di colpo? E... Sei difficile anche fargli... Quello quando io dicevo così era alzati, non era datti le pacche sul sedere, non è un locale, era come per dire muovi il sedere, non è alzati e sculacciati, se no mare venivamo giù e ti sculacciavamo. Mi si è matto proprio. Che bello, e questi vedete ragazzi giovani, sono questi gli effetti della droga, questi. Quando vi dicono non vi drogate, tu cosa vuoi che succeda? Bruciato. No, non è vero, guarda loro, lavorano tranquillamente. Allora, no, non è vero, parlo solo di Mauro al piano. Allora, Ivano. Parti Ivano! Sei... No, parti, era... Ho posizionato due cecchini, amici miei, uno arriva dalla Serbia, gentilmente, lì. Cocco Ietta, ma giro, dovro. Dove è amico tuo? Grande, allora, grande, porca miseria, ragazzi. Stavo dicendo... Ho fatto gli esami del sangue e gli uomini questa cosa la devono capire. Vanno fatti ogni tanto gli esami. Le donne in questo sono molto più avanti. Ogni tanto bisogna anche dire cose intelligenti, no? Le donne ogni anno l'esame al seno va fatto. Noi pensiamo di essere Highlander. Quando tu dici a un uomo, ma tu, l'esame alla prostata, perché no, abbiamo pochi vocaboli, cerchiamo di usarli... Misti, quindi bisogna farlo. E mi rivolgo soprattutto alle persone un po' più grandi. L'alimentazione è importante. Uno, per due motivi, perché dopo i 40 ingrassi subito. Io guardo la pizza, poi c'è sempre l'amico, quello scemo che arriva e fa, io ho un problema. Che problema hai? È che mangio e non riesco a ingrassare. Non ti viene voglia di picchiarlo forte? Prendere la tastiera invece che stare su Twitter e sfondargliela nei denti. Che problema è mangiare e non ingrassare? Come se tu esci durante il temporale, fulmini la pioggia, entri in casa asciutto e dici io ho un problema, vado sotto il diluvio e non riesco a bagnarmi, non... Che giuda, ragazzi. No, guarda, oggi stasera io ho una sete, strano perché è una serata fresca, ci saranno 39 gradi adesso. Io ogni volta che bevo... Devo dire, sono sempre stato abituato ad avere la mia bottigliettina d'acqua perché quando ero piccolo mio papà me la metteva sempre vicino al letto, no? Perché diceva così quando hai sete di notte, diceva... Che carino, che così quando hai sete, papà pensa a tutto. Una volta mio papà non c'era, ho detto... Mamma, l'acqua! Se hai sete vai in bagno! Minchia! Cattiva, maledetta! Pensa a te, papà mi metteva lo sgabello. Papà e papà! Ecco, papà! Poi quando ho rivisto mio papà ho detto... Sei un numero uno. La mamma dice che sei un minchione, ma non è vero perché mi metti l'acqua. E una sera mentre ero a casa ripensavo a questi ricordi, perché i ricordi sono la cosa più bella che abbiamo. Mentre ero lì pensavo a questi ricordi, mi veniva da ridere, perché guardando la bottiglia d'acqua il mio cervello è un po' strano, fa strani ragionamenti. E mi immaginavo, non lo so perché, non chiedetemelo, Maurizio Costanzo, che si sveglia alle 3 del mattino, sai che lui dorme con Maria, no? Sono le 3 del mattino.
Maria, sono in bagno, eh? Che lui ha il pianista anche in casa. Immagina che si sveglia alle 3 del mattino e ha sete. Ora, Costanza, una persona a cui io devo tantissimo perché faceva lavorare me e Max quando non ci voleva nessuno, si sveglia, lui ha sete e dice a Maria, ho sete? E lei, come sete? Lui, sì, ho sete, dov'è la mia bottiglietta d'acqua? Allora, facciamo un buio, solo la bottiglia. Stanno dormendo, solo la bottiglia, eh? Inquadra solo la bottiglia, però lui mi segue perché... Immaginate, fissate la bottiglia, però bisogna fissare la bottiglia perché sennò io... Quindi devi metterla al centro. Come dicevo io, vedi? Qui va bene? Madonna. Ok. Ma perché mi segue sta luce? E fate un prigioniero! Stavo per... Porca vacca! No, ma è come... Sono Beyoncé, però sono povero! Ok, eccoci. Mamma, ragazzi... Se proprio devi prendere qualcuno, prendi lui! Torniamo a casa, ma la bottiglia fa schifo. Ne abbiamo una piena? Tirami una bottiglia. Ma anche no. Tirimela, dopo me la ridai. No! Attenzione, parato proprio all'ultimo. Allora, siamo in casa a Costa. Roberto, ho avuto tanta paura, stavo per morire lì. E ho visto. Ho sentito... E credo di essermi stirato a tutte le parti. Quella laterale. Mamma, che dolore alle balls. Perché ha fatto trac! E ho detto, non finirò anch'io con la camicia a righe a fare così. Vuole vedere un replay? Sì, vediamo la replay. E signore, guardate ancora. Basta. Sono veramente un idiota comunque, riguardandomi. Ma come sono vestito bene però, ragazzi. Guarda. Sai cosa ho notato dal replay? Che tu eri felice mentre cadevo. No, 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 non era la mano, mi stavi spingendo. Come? Ti ho teso la mano. No, no, non mi hai teso, era proprio la spinta, di magari muore. T'ho visto, sai? Questo è perché faccio lavorare i comunisti. Il mio amico Pino Giangreco. La chitarra. L'altro. Il mio amico Mauro Sarandrea. Che meraviglia, vi rendete conto? 41 anni e faccio il minchione nella vita. E pensare che volevo fare lo chef. Allora, tra i tanti lavori che avrei voluto fare era... Vabbè, è inutile dire che da bambino tutti... Oh, giocherò in Serie A. No. E... Poi ho detto, ma magari potrei nuotare. Ma i capelli non sono abbastanza, in shower. Allora, troppo allenamento. Si alzano alle 6 del mattino per andare a nuotare. Sei pazzo? Alle 6 del mattino io vado in bagno. Faccio la pipì e penso, altre 6 ore! No, davvero, vi posso dire la verità, avrei voluto fare lo chef, cucinare. Cucinare è una figata. Poi adesso su tutti i canali, tu metti, Rai 2 c'è la Clerici, metti dall'altra parte cucinano, e da una parte c'è la Balivo, e poi metti sulla 7 e c'è, come si chiama? Ciao, sono, come cacchio si chiama? Alessandro Borghese. Facciamo dei piatti incredibili. Sono Alessandro Borghese, cacchio. Su tutti i canali cucinano. Se continuiamo così, troppo cucinano. Finirà che una domenica mattina tu metterai uno, si collegano da Piazza San Pietro e sentirai... Buona domenica a tutti. Oggi facciamo il branzino con le patate, no? Subito arriva un omino. Scusate, ho sentito patate. Ho sentito patate. Che a un programma mi sono affezionato, che è Masterchef, perché col digitale terrestre vedi un sacco di cose. A parte che il digitale, io non so a casa vostra, ma a casa mia
A volte mi snerva. Stai guardando un film e senti. Ehi, tio. Che se un porno va bene perché. Ma un film dove tu stai guardando una storia commovente. No, ti. No. Eravamo così felici con l'antennina normale. Andava tuo nonno. Nonno, spostala. Più in lì, più in lì, più in lì. È caduto il nonno. Però vedevamo la TV. Però col digitale terrestre sono arrivati un sacco di canali gratuiti. Questo va detto, perché sono gratuiti. E ne vedi, cucinano dappertutto. Il mio programma preferito è Masterchef. Ma la cosa che mi piace di più vedere con il digitale sono le telepromozioni. Una su tutte. I meravigliosi coltelli Miracle Blade. C'è lo chef Tony e una milfona che arriva. Lo chef Tony è lì con questi coltelli, le arriva. Ciao Tony, cosa stai facendo? Ciao Patricia, sto provando i miei nuovi coltelli Miracle Blade. Guarda come taglia. Lei, ma è incredibile, sta affilato davvero, guarda come affetta. È una zucchina. Guarda, prendi un coltello, per esempio, prova questo. Guarda come riesce a segare tutto. Sega anche un foglio di amianto. Ma è incredibile, telefonate subito. Perché dovrei telefonare? Prende una lattina di Coca-Cola e la taglia come neanche Gaemon. Li ho comprati. Volevo tagliare la lattina come Gaemon. Ora, siccome io li ho... E li ho provati, mi permetto di dare un consiglio a chi un giorno li volesse comprare. Fatela quella cosa con la lattina, ma mi raccomando, svuotatela prima. Che io ero preso dall'enfasi, l'ho messo là. Vedami, col coltello. Perché sono un bambino, eh. Io quando ho le cose. Oddio, c'è un regalo nuovo. Si scivola dappertutto. C'è un regalo nuovo. Ho preso il coltello. Guarda! Mi credete che sono passati mesi e ancora di notte sento ruttare i muri. Di notte senti... Una roba terrificante. Bisogna stare attenti. Ma torniamo al mio programma preferito. Perché mi piace Masterchef? Perché c'è il connubio perfetto. C'è Cracco, che è una persona mi sembra anche carina. Sono veneto! Per forza! Cracco sclera più di mia madre. Cioè, mia madre riusciva a passare da niente, era, dai, va bene, ma no! Cracco è uguale, arriva. Cosa hai cucinato, Francesca? Ma io proprio, dai, svegliati! Su, prepara, dai, però! Ma dai! Volete sapere cosa fa Cracco in bagno? No! Insieme a Cracco c'è Bastianic. Ho assaggiato quello piatto lì, è una merda, mentre va. Ma è arrivato un idolo a Masterchef. Lo chef Antonino Cannavacciuolo. Antonino Cannavacciuolo. Cacchio, ma lo amano tutti, è una cosa bella, è simpatico. Antonino Cannavacciuolo dice di essere della zona di Napoli. Secondo me, no. Secondo me lui è nato dove è nato Ibra. E poi si è trasferito, perché parla come Ibra. Ora vi faccio un esempio, Ibra l'ha intervistato ieri. Sei felice qui al Manchester? Cosa? Sono molto contento. Stai qui, cosa guardi, cosa ti... Sono molto contento qui a Manchester. E che cosa rimpiangi del Paris Saint Germain? Solo lo stipendio, così. Lui è così. E Cannavacciuolo, quindi, parla come lui. Cioè, hanno vissuto insieme perché Cannavacciuolo a 17 anni è andato via. Cannavacciuolo è Ibra con l'accento di Napoli. Cannavacciuolo è... Allora, tutto bene? Allora, prendiamo il piatto, lo tagliamo fine a fine. Prendi, hai preso il pomodoro? Oui. Allora, prendi il pomodoro. Fa pure, oui. Ehi, dai, sveglio! Prendi, allora, tutto bene, taglia tutto buono, fa una burrea, mo bene. Adesso fa, accendi farna. Lui c'ha sempre sta cosa del panno carta, ci avete fatto caso, per fare pubblicità a rotolone. Anche se non serve, tutto pulito. Mi fa un piacere, basta per fare panno carta. Allora, puliamo tutto bene, buon, prende, taglia tutto a fine. Addios, va taglia o no? Mi basta per fare un panno carta.
E io allora me lo sono immaginato, lui a letto con la moglie. Sono lì. Allora, tutto bene? Allora, 20 minuti, 90 gradi. Ottimo, mi passi per favore un panno carta? C'è una MILF in regia. No, non riusciamo a tenere ferme le camere, sei un cretino. Siamo sempre all'arena qua. Qua probabilmente domani sera ci sarà. Io non so come da dinalo. E lei. Perché è una MILF. Invece stasera uno che si sculaccia. Sai cos'è di buono? Che tengo bene fisicamente. Bevo un attimo. Solo che sono uno scemo perché adesso sono stanco come prima. No, non voglio. Batteste. Come sono i capelli, Roby? Bellissimi. Ah, sembro mio nonno. Ora, oltre a Masterchef, a parte che c'è anche Masterchef Junior, se no tra un po' cucinano me a Masterchef. Allora, sei svenuto? Mi passi un panno carta, puliamo il sangue, eh? Masterchef Junior, vorrei esserci io da bambino come concorrente a Masterchef Junior. Pensa che bello, io lì, che arriva a crack con quell'arroganza. Cosa fai, Angelino? Salve, chef. Niente, allora, ho fatto delle... Qui ci sono delle lenticchie, già cariche. Qui ho preparato delle patate. Scusate, ho sentito patate. Possibile. Poi, no, non state casino che cracco si scracca. Allora, punto da questo, ho preso un branzino. Ah, qui c'è un asparago già pisciato. Ho già qui. Adesso fanno anche Masterchef VIP. Vorrei vedere Zlatan a Masterchef. Chi ha il coraggio di dire che arriva Bastiano, che arriva Cannavacciuolo? No, Cannavacciuolo no, mi immagino che arriva sempre cracco. Hai sbagliato il piatto? Non ho capito, magari hai sbagliato concorrente. Ho sbagliato concorrente, caso! Ti immagini? Io, se mi immagino Pizzul che cucina. Attenzione, prendo il branzino, lo metto sotto sale, lo ricopro, lo metto nel forno, prendo anche le patate, le sbuccio, le taglio sottili, le metto tutte insieme. Attenzione, prendo, tiro fuori, apro una teglia, prendo il branzino, lo pulisco, lo metto dentro il piatto, prendo le patate, metto le patate, attenzione, un po' di sale, un po' di pepe, dell'olio crudo, lo assaggio! È una merda! Incredibile! Oh, sarebbe meraviglioso, ma così non è. Però cucinare è una figata, e sto imparando anch'io. Piano piano sto imparando, faccio la spesa e fare la spesa. A me piace andare al mercato, un mercato vicino a casa, le signore che mi incontrano e i signori lo sanno. E mi piace perché intanto vedo che persone un po' più grandi già mi riconoscono. C'erano queste due signore che era lì, fa complimenti, ne Milano. La vedo sempre, ma che bravo che è diventato. E io, grazie signora. Adelina, va che c'è l'Amadeus. Maledette. Cucinare è importante, soprattutto un uomo. Alle donne piace l'uomo che sa cucinare. Io ho un amico. Dove è seduto Luca? A un ne. Luca. Luca, insieme al mio amico Lorenzo, che è sempre là, Luca cucina e usa il fatto che sa cucinare per rimorchiare. E il livello, credetemi, è veramente disgustoso. Cosa fa Luca? Perché ha capito che alle donne piace. Non so, siamo in giro? Adesso finiamo la serata. Andiamo magari dopo a bere qualcosa. Siamo in un locale, c'è musica? Lui subito alza il volume della voce. Ah, piaciuto? Piaciuto pranzino? Ah, piaciuto? Pranzino fatto buono? E subito le ragazze col cocktail. Oh, Angelo! Ma è un tuo amico?
ecco, sì, sì, un mio amico. Sono amico. Amico, sono io, un amico. Ma sai cucinare? Ingambare, sono cuoco. Oddio, ma sai fare anche i primi? È normale, mare, sono cuoco, faccio primi di tutte cose. Che c'è l'onda di ritorno del KKK. Oddio, ma sai cucinare anche i secondi, i pesci? È normale, mare, sono cuoco, faccio anche i secondi. Non ci credo! Non ci chiedi, sono cuoco, mare. So cucinare. Oddio, è pazzesco! Ma fai anche i dolci! Mare! Sono cuoco! Minghiambare, sono cuoco! Minghiambare, sono cuoco! Ric, cuoco, 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 cuoco! Minghiambare, sono cuoco. Minghiambare, sono cuoco. Maria, Maria, Maurizio, 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 Maria, Maria. Oh, mi passi per favore un mano guarda, mano, mano guarda, mano, mano guarda, mano, mano guarda. Questa è la mia vita. Minghiambare, sono cuoco. Lui, e tra lui e Gigi, che è il suo amichetto, con sta scusa che lui sa cucinare, rimorchiano tutto. Cioè, cosa deve avere una donna lui? Ah, respira, a posto. No, è importante che l'ultima volta era già... Tirano su dei minotauri. No, ma te lo giuro che sono proprio... Voi che cucino? Allora, andate su Facebook. Lui si chiama Gianluca Romano. Oppure sulla sua pagina Facebook, anche voi da casa. D'Amaro, Bologna, ristorante D'Amaro. Gianluca Romano. Chi va domani a pranzo, a luna, mangia gratis. Dovete però entrare e fare... Minghiambare, sugno cuoco, minghiambare. E la ragazza con voi fare. Andate sulla pagina di questo demente. Dicevo, lui e Gigi tirano su qualsiasi cosa. Ora, qualcuno dirà, ma come sei cattivo? No, non sono cattivo. Perché quando ero un ragazzo io, le ragazze erano veramente cattive. Quando tu hai 15 anni e sei brutto, io ero veramente un roito coi brufoli. Cioè, pazzesco, avevo forse 20 anni fa, pesavo più di adesso, non lo so, ma ho sofferto. Io me la ricordo ancora le nostre domeniche, quando andavamo in discoteca con Lorenzo, con Fulvio, con tutti. Andavamo la domenica pomeriggio e ci sentivamo dei gran fighi, Un po' perché la musica era una gran figata. Entravamo così. Io mi ritrovavo dopo qualche minuto su un autobus a Trieste, al confine con la ex Jugoslavia. Così, il vomito del mio amico qua. Lui appoggiato al vetro, non bevo mai più, con una mamma, con i bambini zingari, andiamo via brutta gente su questo autobus qua. Mamma mia, com'è stata dura. La scuola. Scuola è dura. Quando ti piace una non sai mai come fare, vai in imbarazzo. Ragazzi, ho scoperto una cosa, vi aiuto io, giovani. Quando vi piace una, anche la più bella, ricordatevi questo. Anche alla più gnocca puzzano i piedi. Lo so che è una cosa assurda da dire. Voi con questa cosa qua vi rilassate. Perché lei fa un po' la figa, ma chi sei? Tu la guardi, che parli, ti puzzano i piedi, cioè. Vi serve per scaricare, cioè anche a Belen puzzano i piedi. E lui che fa, muchachito, la Maria, la Rico, la Rande, la Renca, la Zomba. Se scorreggia, scorreggia, non è che... Orga, la Ginga, la Raca, la Renca, la Inter, Mario, la Borriello e l'altro. Poi, che io non sopporti che le donne mi parlino male di Belen, questa roba mi manda fuori di testa quando senti... L'ho vista da vicino, insomma, ma vai. Insomma cosa? Perché ti devi fermare? Insomma cosa? Dimmi. Ma la pelle... La pelle...
Io qualche anno fa, Beckham giocava nel Milan. Andiamo a Milanello, conosco Beckham. Ora, credo che ci sia un limite alla fortuna nella vita. Non puoi essere figo, giocare a calcio nell'Inghilterra, essere famoso, tutto, non va bene, devi dare qualcosa a qualcun altro. Lui era un figo, però quando l'ho visto, non è che ho fatto, insomma, no. Mi sono presentato, sono tornato a casa, ho aperto la porta. Io mi ammazzo! Mi ammazzo! Faccio schifo! Questa è la realtà. Pensare che 2 anni fa eravamo, abbiamo fatto questo spettacolo, c'era sempre Roberto. Eravamo al Forum di Assago a Milano, spettacolo bellissimo. Poi siamo andati in onda in televisione, come questa sera. E oggi siamo qui all'Arena. Che cosa è cambiato? Cosa è successo in questi 2 anni? Un po' di tutto. Sono un po' più vecchio. Il giusto, ormai sono una MILF, anch'io, sì. Tra l'altro vi ricordo, il mio tour teatrale, abbiamo una locandina da qualche parte, ormai sono una MILF. Sì, vengo anche nella tua città, a Napoli, certo, a novembre, a Roma, a febbraio, a Milano, tutto il mese di dicembre. E poi via via, interessati, vieni a vedere sulla mia pagina dove sono a teatro. Ma non mi voglio fare pubblicità, perché sarebbe banale, troppo facile stare qua e approfittarne. Non per me, perché bocciato, non sono mai uscito quell'estate. Mio papà era uno che se la prende. Ma non ti vergogni? No, papà, no. Perché mi dovrei vergognare? Mio zio diceva sempre vergognarsi e rubare e non portare a casa niente. Ed è stato in galera 20 anni, per farvi capire chi era. Qualche anno dopo, insieme al mio amico Lorenzo, abbiamo deciso e abbiamo capito che dovevamo partire. Perché, voglio dire, a volte tu nasci in un posto, no? Ma magari devi andare da un'altra parte. Ed è importante questo. Devi cercare il posto per te. Ma non ti devi mai dimenticare da dove sei partito. Questo è fondamentale. E Lorenzo, pensate, vive a Sydney da 20 anni. Ha un ristorante, una pizzeria vegana, perché lì a Sydney gli animali possono girare tranquilli. Cioè, in Australia le mucche girano, guardano la gente e fanno... C'è il maiale che fa, prova, dai, toccami, vieni. Pensa che sono i maiali che mangiano i panini con l'umano, è tutto. E la pizzeria si chiama Da Gigi, così anche chi va a Sydney sa dove andare a mangiare. Lui partì, ci lasciammo in aeroporto. All'inizio lui si trasferì a Miami, poi andò in Australia. Io invece iniziai in Valtour. La Valtour per me è una famiglia, perché... ho passato un sacco della mia vita e quel poco che so fare oggi l'ho imparato lì. Ed è lì che ho conosciuto un sacco di persone e ancora oggi sono qua. Alcune sono venute a vedermi, io le saluto, vi voglio bene, vi ringrazio per esserci anche questa sera. Io e Pino ci siamo conosciuti ad Agadir. Salam alaikum. Se non siete mai stati ad Agadir o a Marrakesh, andateci. Abbiamo lavorato sia a Marrakesh che ad Agadir insieme. Agadir, quanti ricordi? Le spezie di Agadir. Il couscous che mangiavamo ad Agadir. I tramonti di Agadir. Il fumo di Agadir. Per carità. Ma tra Marrakesh era una meraviglia. C'era sempre Khaled che cantava. Comme si je n'existe pas, elle est passée à côté de moi. Oh Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. Oh Aïcha, Aïcha, regardez-moi. L'altro invece, Mauro, l'ho conosciuto in Sardegna, in un villaggio in Sardegna. La sa cerveghe, picca su cadu, cure cure ti cantare. Perché canti sardo? Di dove sei? Latina. Canti in latino. Sei di Latina, canti latino. Lui non è marocchino. È meridionale. Vale? Vale? Vale. Vale, vale, vale. C'è la stessa ora. A Casa Blanca o a casa sua, c'è la stessa ora. È
tutto simile, anche la Puglia si somiglia un sacco con alcuni posti, tetti bianchi, cos'è? La gente meravigliosa, diciamoci la verità, perché il Marocco è un posto meraviglioso. E lì siamo stati benissimi, poi mi ricordo un anno vissuto a Cuba, che cosa dire? Ragazzi giovani, andateci, un annetto, andateci. Poi, vabbè, ma zio, niente zio, non sono vostro zio. Al massimo sono vostra zio, perché ormai essere una MILF a teatro, vi aspetto, dove? Anche nella tua città. Andate a vedere, perché è una cosa meravigliosa. Ragazzi, viaggiate. State diventando come i vostri genitori, non va bene. Io una cosa mi ero promesso da ragazzo. Non dovevo ascoltare i miei genitori, ma per un semplice motivo. Perché non me ne devono volere per questo. Ma perché la tua vita la devi decidere tu. Tu devi decidere se vuoi fare qualcosa e lo devi fare. Fallo, fallo quando sei giovane. Ti prendi l'aereo a 18 anni e te ne vai. Con i low cost, ragazzi, avete aerei che costano 30 euro. Sali su quell'aereo e vai. Fallo. Anche perché parlo con i maschi, soprattutto. Che già una figlia, io ci penserei due volte. Ma un ragazzo, fatelo andare via. Anche perché, ragazzi, i vostri padri vi odiano. Siete in vacanza. Io vedo d'estate ragazzi di 20 anni in vacanza con la mamma. No? Li vedi, ma... Oh, l'iPhone! E lei, oddio, il telefono! Mamma, il telefono! No, l'ho dimenticato in stanza, corro! Vergogna! A 20 anni dovresti uscire con le mamme degli altri, Cribio! Vergogna! Schifoso! Altro che con tua madre! Ragazzi, cosa vi tiene qui? Viaggiate, andate via. Provate almeno. Non sapete l'inglese? Si impara l'inglese. Si impara per strada. Quando Lorenzo è partito mica sapeva l'inglese. Non sapeva neanche l'italiano quando è partito. Quando è partito è andato. Poi voglio dire, io conosco una persona che si chiama Matteo. L'inglese non lo sa, eppure lavora. Ha anche un ruolo di prestigio in Italia. Abbiamo qui un audio per farvi capire di chi parliamo. My mother would cry in the TV when she felt the Berlin walls destroyed by the people. Shh. Destroyed. Berlin walls, così, cioè come dire Berlin walls. By the people, shish. Pensate che una volta lui è andato in Marocco, avevano un G8, lui era seduto e fa shish, shish, si apre una porta, amico, devi mettere qua davanti, si chiama shish. My Ricky, my mother. L'inglese, ragazzi. Poi c'è chi l'inglese lo sa. Non c'è cosa peggiore di un italiano che sa l'inglese, perché diventa di un arrogante. In Veneto è bellissimo, perché l'inglese lo parlano in Veneto, quindi where are you going now? After tomorrow I think we come back here, but I don't know, die now. Caso, perché non lo sanno tradurre, quindi importante era metterlo. Angelo? Sì? Guarda il led, ce n'è un altro che piange. Perché la gente piange? Sono gli uomini comunque, notato che piangono? Che hanno pagato loro. Dove è seduto quest'altro matto? E siete tutti lì, con le prime quattro file? Sei veneto? Di dove sei? Sei di Napoli? Shh, non lo dir, piano. Aspetta che vengo giù, perché di Napoli... Bella qua! Fermi tu. Ma veramente? Sì! Ma vivi qui in zona, no? No! Cioè sei venuto per lo spettacolo? Sì. Fermo allora, aspetta. Sai che i veronesi sono un po' strani. No, facciamo così, aspetta. Devi far finta di essere veronese.
Io adesso arrivo e fa: ciao, come ti chiami? Come ti chiami? Salvatore. Sogno Salvatore. Chi do da canne cavacchio? Ia ora. Gran figli su. No, posso dire una cosa. Agli amici siciliani lo dedichiamo. Allora io arrivo e fa: ciao ragazzi, ciao, sei tutta la zona di Verona. Ciao, di dove sei? Tu devi dire: Verona cazzo. Ok. Devi usare l'accento veronese. Allora, siamo pronti? Tanti amici qui, soprattutto della zona di Verona. Ciao, tu sei di Verona? Di Verona cazzo. Vai. Di Verona. Cosa fai nella vita? Nulla. Aia. Aia, ti sei fregato. Secondo me mi è non di Verona. Devi dire: lavoro tutto il giorno, ciò. Lavoro tutto il giorno, ciò, virgola, se femo un spritz, chiudi e te ne vai. Se femo un spritz. Sei di Verona, giusto? Sì, Verona, cazzo. Che lavoro fai? Mi lavoro tutto il giorno, so. Bevo uno spritz e me ne vado. Grande! Io quando leggo quelle schifezze su Facebook, su Twitter, che fanno schifo, perché poi vedi, arrivi qua, ti diverti, cioè, sì, è vestito male, ma non è quello. Cioè, fammi abbracciare intanto, vieni qui tu. Lui è di Fabriano, vedete là, il quaderno? No, però è bellissimo. Aspetta, fammi fare una cosa. Mi prepari un palloncino, portami un palloncino. Ti faccio fare una cosa. Sentiamo prima la voce vera. Come ti chiami, non mi ricordo? Ivano. Ivano, sei di? Verona. Amici, non fatelo a casa. Recuperiamo. Respira un attimo il palloncino. Poi ti chiedo come ti chiami. Come ti chiami? Ivano. Respira. Di dove sei? Verona. Ti stai divertendo? Tantissimo. Sì. Alzati. Però stoppa, stoppa. Ragazzi, a me va bene tutto. Mi sto facendo un mazzo. Quando parte ci alziamo tutti, perché dovete tornare a casa e dire: eravamo all'arena, non come le altre sere. Oh sì, carino, uno spettacolo, ma insomma non credevo di muovermi. Tutti lo dobbiamo fare, dovete tornare a casa e dire: ma ti ricordi ieri quando quello là con la camicia a righe che si sculacciava, no? E i vostri figli vi chiederanno: perché si sculacciava? Capisci? Parte, vi dovete schizzare in aria. Quando vuoi. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Io salgo di qua. Andiamo a comando. Grandi! Bevo. Signor Pitus, quando vai in onda questo programma? Come? Quando vai in onda questo programma? Acci tua fa. E lo rifacciamo con tutti che ballano. Però. Cosa? Roby? Sì. Perché mi mancano le proteine della carne. Meno male che ti arrivi da 3 mesi. Ho detto che vado in palestra da 3 mesi. Ma farei un promo, tanto che siamo qua. Cioè, loro ballano? No, io dici. ce l'ho, Roby. Senti se ti va bene. Vediamo. Bravo, vediamo. Sì, bravo, vediamo. Sto, guarda te questo. Io dico: amici, girato di qua. Amici, vi aspetto tutti. Io sto facendo una prova. Il 25 settembre su Italia, voi dite: uno. Minchia. Uno, parte il pezzo, schizzate in aria. Che la gente deve dire: ma cosa è successo quella sera all'arena? So già che mi deluderete. Ma al 100%, si vede già dalle facce, uno fa: ma che coglionzo! Sono qua per guardare il show
mica per farlo, se no buttavo i skate, davo il baro per me coglio. Mamma mia, è il bello, devi ancora venire. Amici, vi aspetto tutti il 25 di settembre alle ore 21 circa su Italia. Andiamo. Grandissimi! Angelo, scusa. Sì? Non l'abbiamo registrato. Scherzo. Mamma mia. Raccontavo di quanto è importante viaggiare, provare. Io ho iniziato a Ostuni. C'era... Dove sei, Peppe? Peppe Quintale. Bello lì, guardalo che bello che è. Lui è stato il mio primo capovillaggio. Io lo ringrazio perché lui, insieme a un'altra persona che questa sera non è qua, che si chiama Carlo Brioschi, a queste due persone devo un sacco di cose. Grazie. Perché mi hanno dato un'opportunità. L'opportunità di fare un lavoro fighissimo. E Ostuni era un posto meraviglioso. Oddio. Se siete stati, provate la prossima estate ad andare in vacanza. Villaggio di Ostuni è bello. Sai qual era la nostra forza? L'equipe. Eravamo pochi, 150 circa, però fregava, a parte che la gente partiva da Bergamo, arrivava in auto a Ostuni. Tu vedevi quando scendevo, figlio, voglio tornare qua, sono partito da Bergamo, voglio morire. Da Bergamo di sopra, quindi ancora più lontano. Ma noi dell'equipe eravamo pronti. Ciao! Siamo l'equipe, hai un bambino, quanti anni ha? 7 anni, 8 anni, 9 anni, abbiamo mini club, baby club, abbiamo tutto. Possiamo mandarlo anche lo Young, i tuoi figli si divertiranno, guarda che bello. C'è un sacco di sport, puoi fare canoa, puoi giocare a calcetto, la sera sono gli spettacoli. Ti piace fare spettacolo? Puoi fare lo spettacolo ospite, insomma. Questa è la meraviglia di questo villaggio. Puoi fare tutto, tutto, divertiti. Quella è la camera. Quello prendeva la chiave, apriva la porta. Richiudeva la porta, si girava. Ciao, hai visto com'è bello fuori? C'è il prato, c'è il mini club, c'è il baby club, ci sono i bambini, ci sono i ragazzi, ti divertirai. Vai in camera, riapriva la porta. In quelle camere sono state anche sequestrate delle persone perché erano talmente brutte che le usavamo come celle. Ma veramente brutte. Però che bello è stato. Perché eravamo felici. Perché non guadagnavamo niente. Ma eravamo liberi. Questo, ragazzi, dovete capire che è una meraviglia viaggiare, perché sei libero la sera, ti sdrai e ti guardi il cielo. Perché hai 18 anni, hai 20 anni e lo devi fare, lo devi a te stesso, perché dopo arrivi a 40 e ti penti di non averlo mai fatto. Fallo a 20, a 25 hai tempo di rimettere a posto la tua vita. Oh, quanto ci siano le nostre camere equipe, che belle erano, ragazzi. Dormivamo nei letti a castello, senza il letto a castello, tu tenevi l'altro. Quell'estate, Ostuni con Peppe. D'inverno vado in Trentino, a Marileva. Io non avevo mai sciato. Arrivo lì, il capovillaggio mi dice allora, Pintus, eravamo altri due, domani mattina alle 8 col maestro di sci. Oh, la grande. Arrivo giù, il maestro arriva. E allora, tutti bene, fi? Buono. Chi è che sa sciare? Siamo qua. Tutti. Volevamo vedere come eri bravo tu. Nessuno. Allora sciare è facile. Vai. Da lì in poi, questa lingua sconosciuta, quella del maestro di sci, di qualsiasi regione, parlano tutti uguali. Fiagi, candi che ti tappieghi, fa fica il mio stil va male. Ta si cambia a monte, tappieghi da tre, va giù da sci da vida lì. Oh, capito? Sì, sì, va fio a fio, da fio qual è, da bi babi. Quell'anno non ho sciato. L'estate dopo siamo andati a Capo Rizzuto. Saluto tutti gli amici della Calabria, meravigliosi. A Capo Rizzuto mi sentivo a casa. Certo, senza... Ma non vi arrabbiate, ma è normale, ogni regione ha un accento. Nella zona di Isola Capo Rizzuto è molto forte. Già quando arrivi con la macchina... Esci dall'autostrada, il navigatore
cambia. Cioè, se prima è tra 2 chilometri uscire, esce alla rotonda, fa un giro che ha detto. Tu fai, ma era la prima? La prima o la seconda? A seconda, minchione, che ti ho detto prima, fa seconda. Però, l'anno dopo in Sardegna, musica sarda? Lascia cerveghe, picca su cadu. Non lo farei mai più, non lo farei mai più. Facevamo il cabaret, a modo nostro. Facevamo i musical, veramente a modo nostro. Eravamo di legno, partiva la musica. A tutti a destra, quella è la sinistra. Un anno dovevamo fare The Bodyguard, tratto dal film The Bodyguard con le canzoni di Whitney Houston. Si ammala la ragazza, calcolavamo che lo facevamo in playback, eh? Si ammala l'unica ragazza comunque di colore che somigliava a Whitney Houston. Io ho detto, ma ragazzi, siamo fottuti, eravamo in Sardegna. Arriva il mio amico chitarrista sardo e fa, tranquillo, te, la situazione te la risolvo. Ascolta, no, ma siamo, dobbiamo fare un'altra cosa e un'altra cosa. Te la trovo la sostituta, che problema c'è? Sì, ma Whitney Houston non può fare una ragazza bianca. Ma quale ragazza? Tu stai tranquillo. Durante il giorno continuo a pensare, ma chi c'è di ragazze di colore? La sera mi rendo conto che l'unico ragazzo di colore era un ragazzo di 28 anni della manutenzione, era alto 1,90, del Senegal. Lui è arrivato dietro le quinte, amico, mi hanno detto che devo fare spettacolo. Ma non vai bene. Perché non vado bene? Perché sono nero. No! Era nera anche l'altro. Allora mi fa fare, ti faccio Whitney Houston, cosa ci vuole? Fai tutto. Io poi non riuscivo a levare gli occhi da lì perché dicevo, mamma, c'è un limite a tutto però. Metto la parrucca e sono uguale. Sai, non è semplice. Ragazzi, che cosa dire? Che non mi ricordo, per esempio, non so cosa stavamo facendo. Ah, sì, ce l'ho. Torniamo a quello che stavamo dicendo prima. Quindi ve lo siete appuntato. Uscite da qua, parlate con i vostri genitori, studiate, perché studiare è importante, non vorrei passare per quello che dice che poi vieni così. No, da studiare. Però d'estate, anziché stare a casa a scrocco, dovete andare via. Un bel luglio, agosto a Dublino a pulire i cessi, vi farà bene, fidatevi. Fatelo, prendete l'aereo fuori dalle barche. Però voi genitori, un bel calcio nel sedere come fanno nel nord dell'Europa. No, amore della mamma, non partire. What the? Giovani, non vi lamentate troppo dei vostri genitori, eh? Perché poi il tempo vola in un istante. Ricordatevi che anche voi siete pesanti. I genitori lo sono, ma i figli, sì, io penso quante ne ho combinate, quante ne ho fatte. Non c'era un momento dove non scleravano. E non vi lamentate della mamma dicendo, oh, cioè, con mia mamma, ragazzi, c'è una prigione, veramente mi sento in galera. No. Lo sai che cos'è la galera? La galera è quando vivi con una donna e non è tua madre. E te la sei scelta tu. Tu dormi con il tuo secondino. È come il carcere. Il telefono ti viene controllato. Per uscire devi chiedere. A una certa ora si spengono le luci. Tu puoi fare delle cose con tua madre che non potrai fare mai più. Falle. Tipo, tua mamma cucina. Alle 8 è pronto. Tua mamma cucina, tu arrivi alle 8:20. Oh, ma! E non mangio, esco con gli amici. E lei, va bene amore, però non fare tardi, eh? Mm. Oh, gliel'ho detto. Sei libero. Prova a farlo. Vai dalla tua fidanzata che ha cucinato. Non dico neanche tua moglie perché... Tua moglie... Torni e dici... alle 8:01, eh? Arrivi e senti, era ora! Un minuto. Amore, mi sa che non mangio, esco con gli amici. È lei.
Da domani mamma la tratterete meglio. Andrete a convivere? Io vi posso raccontare la mia esperienza, la mia convivenza. Mio zio non c'è più. Quando era vivo diceva: tu, Angelo, o ti trovi uno, una. Perché uno ci ho pensato qualche anno. Fa una che ti sopporta, o è più scema di te, o è troppo intelligente. Aveva ragione mio zio. È troppo intelligente. Ed è più scema di me. Fa cose stranissime. Io vivo nel terrore. Parliamo di una donna di 38, 37 anni. Mi ricordo mai, vabbè, non è importante. Comunque, insomma, molto in là con l'età. Di 37 anni. Dopo già me ne mangio. Oh, ma sei un bastardo, eh? Parliamo di una donna che parla da sola. Cioè, in casa, questa. Lei va di là. Amore, vado un attimo di là a fare... Con questa tonalità che... Scelgo, non so cosa mettermi! E stiamo andando a dormire, eh? Cioè, va di là e guarda i vestiti. Allora, la mattina prima di uscire, metto questo, ma non so se metto questo, metto questo qua, poi metto questo qua, poi come mai messo questo qua, come mai messo questo qua? Perché c'è il commento del mio pensiero che sono là. Nella sua testa, parliamo di una persona comunque instabile mentalmente, con un passato nella droga, insomma non è facile. Vedi, oh certo, certo, adesso lui sta lì, chissà, perché mi guarda, guardalo, mi guarda, cosa guardi, cosa guardi, cos'è che vuoi, decido io cosa mi voglio mettere. Mi guarda, poi fa, chissà se fa caldo, se fa freddo. Non apre, apre la finestra con la tapparella e mette solo la mano. Si sta bene. Grazie alla... hai messo la mano, metti fuori il sederino a sentire la temperatura. La mano anche in Antartide, esci dall'hotel e fai, si sta. Esci nudo. Rientra dentro. Ah, oh, mi altro gioco, vabbè, dai. Alla fine tanto non va bene niente. E poi ti frega. Esce con il vestito. Come sto? Bene. Vabbè. Va via. Torna con un altro vestito. Adesso? Adesso benissimo. Allora prima stavo male. Sì, ma non siamo... Non mi devi interrogare. Sì, vabbè, guarda. Chiude la porta e senti ancora. Esce. Io a volte sto seduto, vi giuro, con la TV spenta, mi piace guardarla per vedere dove arriva il confine umano, cioè dove si può finare, dove si può finire. Lei non parla, lei spiega e poi interroga. Cioè non è un dialogo del tipo: allora te lo dico già, domani andiamo via, mi raccomando. E tu dici, ok, sai che l'uomo fa, noi abbiamo, sì, ok, wow. Se ti chiede, cosa ha detto? E tu, cosa ha detto? Non è che siamo tutti dei deficienti, ti giri, certo che lo siamo dei deficienti, siamo uomini, è ovvio. Non posso sapere tutto, non posso ricordarmi tutto. Non vi dico neanche come guida perché siamo in autostrada, specchietto rigorosamente chiuso perché non vorrei mai che i moscerini, sai, rimangano negli specchietti. E io, apri gli specchietti, cosa cambia? Ora, puoi mettere la freccia quando andiamo a destra e a sinistra? Ma la freccia non si mette tutte le volte, eh? Ah già, raccontami un po', quando si mette? Quando è proprio che dice metti la freccia? Quando superi. Quindi quando tu ti giri... Non sto superando, posso andare. Senza freccia? Sì. E se arriva un motociclista da dietro? Non arriva. Cioè tu sai che non arriverà? Se arriva deve andare piano, così capisce. Ma non devi dettare le regole. Vuoi guidare tu? Si ferma, dove sei, sei. Che tu sei lì, ti prego, accelera, andiamo, andiamo, andiamo. Che senti camion... Parliamo di una persona che non è normale. Una che mette l'acqua frizzante nella macchina del caffè andrebbe arrestata. Una mattina mi sveglio e vedo che il caffè è strano. Dico, ma perché è schiumoso? Dico, tesoro. Oh, dimmi! Tesoro, avessi detto, bastarda! Tesoro, dimmi!
Dai, cosa ho fatto stamattina? Perché il caffè è così strano? Non lo so. Poi vedo che apre l'acqua, proprio quella bella gasata, la mette dentro. Adesso ci va l'acqua naturale. Cosa cambia? Oh my God. Cambia, che si mette naturale. Ma cosa? C'è il filtro. Ma non è un trasformatore di acqua. Fa il caffè. È una macchina. Sai sempre tutto tu. Va bene? Prende il caffè, pieno, il bicchiere, e va in casa. Chiaramente questo movimento, gocce che fanno fum, tu, fum, tu, fum, tu. Un giorno, due giorni, un giorno arriva e fa: oh, puoi non smerdare più casa? Sei tu col ghiacciolo alla Coca-Cola. Giuda. Li mangio solo al limone adesso. Poi, credetemi, la convivenza è difficile, ci spaventa sempre. Posso passare 20 volte in bagno io. E sono... ah! Avvisami! È un corridoio. Non è che posso arrivare... In arrivo il fidanzato! Vado a prendere un vestito eterno! Passi una volta... Ah! Ripassi... Oh, Madonna! Ritorni... Ma passa più... passa meno! Io mi faccio il trolley per vivere in casa, capisci? Perché di là non posso andare. Mi devo la mattina, mi faccio un trolley, così non passo più. Spaventa sotto la doccia. Lei e il suo Luca Carboni. Entra sotto la doccia, chiude. Amami ancora adesso. E canta così. Oh, sono Luca! Si è suicidato il nostro vicino 2 giorni fa. Però quanto mi diverto. Qualche tempo fa, sarà qualche settimana fa, siamo andati in un negozio per scegliere le piastrelle. Entriamo. Lei gira così nei negozi. Sei i bambini merdosi. Quindi... Devo combinare un fattaccio. Il tipo mi chiama e fa: guardi, abbiamo... va molto quest'anno. E io dica: il color tortora. E sento di là... Il tipo, te lo giuro, mi guarda e fa... E io... Si preoccupi. Continui a parlare. Dicevo, il color tortora... Mi giro e lei... Ma va là, dove vai senza di me che non ti divertiresti più? Certo, forse non mi divertirei, ma sembrerei una persona normale. Non ricorda un film che sia uno. Amore, che film vediamo? Vediamo questo. L'abbiamo già visto? No. Ti dico di sì. Ti dico di no. Ti dico di sì. Sei tutto tu. 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 Inizia il film, è quello. No. Dopo 20 minuti. Avevi ragione tu. Si spaventa per i film horror. Vabbè, le donne questo ce l'hanno. Prima ti chiedono di vederlo. Come fai a spaventarti durante un film horror? Scusami, se un assassino entra in casa nella vita normale, fermo, entra così. E nel film che entra così. Che si sente quella in casa? Sei tu! È un film. C'è un pianista, cacchio. Non è che... Ma hai mai visto un assassino che entra con la band? No. Non entra un assassino col chitarrista. Hola, Chico Marrago. No. Poi parla la protagonista. Fammi la musica horror. Scappa! Vai di là! Madonna, la uccidono! Io la guardo basito. Perché parli alla protagonista di un film? E pensi, perché non ci sei tu lì con l'assassino dietro? E poi questa convivenza mi ha fatto capire una cosa, cioè ho scoperto una cosa, tenetevi forte, ragazzi, uomini, non lo sapevo, ma questa volta ne ho la certezza, grazie a lei, le donne tutte scorreggiano.
e lo fanno in maniera vile, vigliacca. Non lo fanno come noi, perché noi ci levantiamo, noi giriamo. Oh bella, senti, allora! Noi quando siamo in macchina, in autostrada, in 5, minchia, ti blocca il finestrino, minchia, ma apri! No, devi morire! Invece le donne la fanno, vedi, anche adesso ridendo, chissà quante mentre fanno così, chissà. Che l'amica fa, ma che puzza che c'è Laura? Ah, non lo so. Sarà quello là tatuato, perché se sei tatuato scorre, questa no? Ragazzi, viaggiate, datemi retta, perché un attimo, devo bere perché... Grazie. Però, c'è sempre un però. Quando incontri qualcuno che ti fa sorridere, cerca di non lasciarlo mai più. Perché l'amore... L'amore non è rincorrersi di notte. L'amore non è litigare tutti i giorni. L'amore non è scappare l'altro. Dove sei? L'amore è prendersi per mano e passeggiare insieme. Questo credo sia l'amore. Questo è l'amore per me. No, vorrei interrompere un attimo perché Garretta si sta allargando un po' con la tua prossima... Sì, se non te la limoni ci dobbiamo ancora sposare. No, ma tanto avevamo già chiuso, è inutile continuare a cantare. Perché... Andiamo un po' di pubblicità? Facciamo così. Meglio di no. No, aspetta. Facciamo così, Robby, guarda. No, che bacio. Robby, io esco da qua. Robby. Posso Robby al volo? Certo. Poi adesso vi racconto il prima. Faccio due telefonate. Allora, c'è Roberto Cenci in regia, c'è Enrico Porreca che è il produttore, la persona che ha, insomma, veramente ha fatto tanto e di più per me e siamo qua questa sera grazie a lui. Provo a sentire Enrico, Enrico è tardi, so che Robby non dorme, non ce la facevo più, lo chiamo. Robby, sì? Mi sa che voglio chiedere alla Miki di sposarmi all'arena. E lui, dai, chiamami dopo, mette giù. Il giorno dopo mi sveglio e ho detto, minchia, mi sa che Robby non l'ha presa. Non è Robby la persona giusta, chiamo Enrico con una persona tutta... Enrico, sì, dimmi. Ho deciso una cosa, vai all'arena, chiedo alla Miki di sposarmi. Metto giù io o metti giù tu? Metto giù. Ho detto, non c'è niente da fare, devo chiamare una donna. Chiamo la mia amica Beba. La chiamo, Beba, cosa vuoi minchione? Perché questo è un rapporto... Ho deciso di chiedere alla Miki di sposarmi. Oddio, ma è bellissima! No, vabbè, ho già le coliche! Capisci la differenza? Uomini, capisci la differenza? Io ero tutto contento, perché chissà cosa mi dicono. Però... Comunque, tu hai registrato quello che abbiamo fatto, Robby? No. No, quello che abbiamo fatto prima, no, tutto? No, niente. Niente. Vabbè, me l'avevi chiesto tu di non registrare? Sì, no, 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 infatti. Lo rifacciamo, Miki, siediti, dici, non è vero. No, l'ho fatto solo per lo share, non è vero, Miki, è una gag. Allora, no, sto scherzando. Vi dico cosa ho fatto l'altro anno al mio compleanno. Ho fatto 40 anni l'altro anno, ero con tutti i miei amici, eravamo seduti. Peppe. Quintale si alza e dice, sono veramente felice di essere qua al tuo 40° compleanno, spero di esserci anche al vostro matrimonio. Tutti in silenzio al tavolo, io che sono veramente un infame. Era troppo ghiotta. E dico, guarda Peppe, colgo l'occasione, visto che siamo tutti qua e tutti. Sì, voglio dire una cosa alla Miki. E la Miki? E io, Miki. Sai che ore sono? Ho passato 24 ore a dire, Miki stavo scherzando? Ma che scherzo di merda, guarda! Oh, mamma mia. Allora, dietro le quinte, subito mi hanno detto, è un bimbo quando? Un attimo. Io con questa mi sono giocato altri 5 anni di serenità. Il primo anno sarà in pianti. Ve lo dico, c'è già da domani... Un bimbo, non lo so, vi dico la verità,
anche l'idea di partorire a 42 anni, io non me la sento più. Cioè, ho 41 anni questo. Essere stupidi è un vantaggio, fidatevi. Non lo so, partorire a 42 anni non me la sento. Poi mi spaventa, sapete cosa? Non è tanto il bimbo, perché i bambini mica mi spaventa l'idea di un bimbo. Mi spaventano quei 9 mesi lì. Ne ho viste troppe tra i miei amici. All'inizio, appena incinta, amore, aspettiamo un bambino! Che vedi lui... Lei tutta allegra, oddio, coloriamo la camera! All'ottavo mese, muoviti con le borse! E poi quando lei è incinta, parla male di te, papà, al bimbo, eh? Cioè, mi hai fatto caso, quando la mamma si accarezza la pancia, amore, nella mamma, papà è uno scemo, sì, sì. Papà è un cretino, fidati di me, sono la mamma, la mamma, la mamma. Non lo so, mi spaventa. Poi i bambini sono pesanti. Sono belli, eh? Io li adoro, ma quelli degli altri. Che bello è quando mi fermano, Pintus! Un abbraccino. Se ti voglio troppo bene, anch'io amore, addio Pintus. E poi vanno in via con un'altra macchina. Che bello è. Non sono sulla mia. Non sono sulla mia a fare. Ma quanto arriviamo? Come non arriviamo? Vabbè, minchia, è già così tardi. No. Non c'è. Sono pesanti poi quando si fissano. Quando. Ascolta, papà. Sì, immagino io e mio figlio. Ti ho detto che è così. Amore, mollami subito. Cosa mi fai? Lì. Io proporrei un telecomandino collegato a tutto l'impianto luci della casa. Quindi, lui fa... Gni, 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 tu, buio, pam, nei denti secco. Secco, cioè, pam. Riaccendi e lui... Ho sentito un colpo fortissimo. Cosa è successo, amore? Papà, non lo so. Buio, di colpo, buio, pam. Avrei sbattuto nel mobile. Sarà. Minchia, il mobile laggiù. Lo so, amore, ma col buio le distanze cambiano. Sì. Boh. Dici? Amore. Cioè, ci sei solo tu, non è che tu. Amore. Riattacca subito. Comunque, ti stavo dicendo, guarda che io me ne frego. Buio, pam! Due. E lui... Luce! Di nuovo! Minchia, buio e il mobile mi è arrivato! Sono troppo belli! Sono troppo belli! Però sono sempre sporchi! Sempre quando arrivano con le mani sporche! Guarda qui, papà! Amore, di nuovo con la Nutella? No, no, no! Poi hanno un radar che li porta a sbattere le tempie solo negli spigoli di casa. I bambini non sanno cadere sul divano o sul tappeto, loro... Sto per cadere a spigolo! E poi ho paura che cresca. Perché l'idea di avere un figlio maschio, che ha 15 anni, con quella voce arriva... Opa! Ho bisogno di un abbraccio! Pagheremo uno per darteli. Mi hai brufoli, mi fai... No, puzzi. Smetti di ruttare, ma no, sto pensando. La realtà sapete qual è? Che fare un figlio spaventa. Spaventa perché questo mondo a volte fa veramente... Non schifo, però noi stiamo facendo di tutto perché faccia schifo. A volte immagino di scrivergli delle cose. Perché io non so come sarai. Cioè, sarai simpatico e bello come me? O sarai come la tua mamma?
Mi spaventa il pensiero che dirai mamma prima di papà. E probabilmente dirai anche cacca prima di papà. Maledetto. Mi spaventa il pensiero che tu possa frequentare brutta gente. Non vorrei che finissi nel giro della droga come tua madre. Mi spaventa che tu un giorno possa dire: mio padre per vivere fa il minchione pagliaccio. E la tua mamma? Ah, lei in galera. Mi spaventa non essere pronto. Ma vi dico la verità. A volte ci penso, e quando mi penso, ci penso, mi viene un sorrisino, perché mi immagino quella vocina lì. Papà, stasera vai al teatro? Sì. Grande. Mi lasci con quella pazza? Sì. Non vedo l'ora che arrivi quel momento. I just wanna feel this moment. Grazie mille a tutti. Grazie davvero. Ringrazio tutte le persone che sono venute fino qua, chi ha fatto un viaggio lunghissimo. Ringrazio i ragazzi del service che mi seguono sempre, anche in tournée. Vi ricordo che sono a teatro. Ringrazio alla regia Roberto Cenci. Ringrazio tutti i tecnici. Ringrazio Mediaset. E ci vediamo poi... naturalmente, insomma, prestissimo. Siamo sempre lì, in TV. Un ringraziamento a tutti i miei amici. E spero di non dimenticare nessuno, Roberto, perché, insomma, è stata una serata meravigliosa. Che cos'altro dire? Niente, grazie per essere stati qua. Vi voglio bene.